Grazie per aver avuto fiducia in me, Glenn. Ok, Victor non può rivelare la ragione ancora, ma capirai un giorno. Questo che posto è? Fanno il simposio di sopra? Nulla. Nulla. Credo che non ci sono le pareti. Qui si scende, qua forse si esce. Anche qua si scende. Anche qua si scende. Non c'è la mappa. Non abbiamo nemmeno la mappa della base. Ok. Hai notato che Rob non ci sta insultando così spesso come prima? Questo è iniziato quando noi abbiamo concordato di aiutarlo per salvare Lenne dall'Aurora. Un posto che magari si libererà più avanti. Devo andare giù. Sono le cucine. Qua ci sono del dormitorio. Qua ci sono, oh, qua è l'armatura nostra. Allora, poi boh, basta, si sale. Vediamo di nuovo. Poi abbiamo anche le nuove abilità da mettere. Allora, questa isola dovrebbe essere perfetta per il nostro clan. Ok, se vuoi andartene da qua, devi chiamare la tua aeronave. Cosa stai facendo qui? Questo qua? Allora? Stavo aspettando il vostro arrivo. Io sapevo che il vostro gruppo sarebbe venuto su quest'isola. Tu lo sapevi? Come? Sei un indovino o cosa? Perché io sono... cosa? Aspetta, cosa? Come fai a saperlo? Sei anche tu un... allora, fortune teller in realtà. Sono quelli che leggono la sfera. Un attimo. Quelli che ti raccontano la fortuna, ma vediamo se sei un termine... chiromante, eh? Chiaroveggente più che altro, no? Lo sai anche tu, com'è possibile? Tu stai facendo un sacco di domande per essere una, appunto, una chiromante. Dannazione, io sono stato troppo lento. Questo clan è già stato preso da un rivale. Attualmente no, io non sono un chiromante. Tu non lo sei? Tu non lo sei? Io lo sapevo. Naturalmente lo sapevo. Così, prestami i tuoi talenti e io posso aiutarti a trovare il tuo destino in questo continente. Che è una donna, Falora, in effetti. Lei ha probabilmente fatto un lungo viaggio per essere qua. Possiamo magari calmarla? Immagino di no. Come ho predetto, io avrei trovato un piccolo posto dove fare i miei affari. Venite e visitatemi qualche volta.
Vabbè, congratulazioni a Flora, sei unito al clan, tu puoi pagarla in denaro per ricevere degli indizi su dove trovare altre reclute per il tuo clan. Questa è una presentazione un po' così. Dove si troverebbe? No, qua no. L'idea era quella che è arrivata in barca, non so da quale barca, l'hanno lasciata lì. Qua c'è niente. Ma perché non c'è la mappa di questa zona? Vabbè che non sarà fondamentale, ma. Qua roba. Allora, ci sono dei funghi che crescono in quest'isola che non ho mai visto prima. Forse possiamo usarle per creare una nuova. Vediamo. Intruglio, sì. Oh, miscela, nuovo intruglio. Potessimo creare pozioni noi. Eccolo qua, acqua. Quest'isola è grandiosa. Se mi troverai gli uomini, io potrei costruire un piccolo porto per la nostra, per le nostre navi volanti. Magari può essere che in effetti si. Ma forse sì, avevo letto qualcosa che c'è una specie di base building. Quindi forse c'è la possibilità di espandere la. È tutto chiuso. Andi qua. Espandere la base. Qui siamo rientrati e basta. Allora abbiamo le abilità. Questo appunto va solo su se stesso, aumenta gli attacchi fisici e magici del 15%, ma abbassa le difese e la difesa magica, quindi quelle mentali, del 15%. Ma tra l'altro abbiamo ancora 4 per sbloccare quelli sotto. Poi 11, vabbè. Allora vediamo un attimo, questi qua, boh, resistenza. Il veleno, eccetera. No? Potremmo ancora alzare l'agilità. Spesso non è il primo a partire lui. Vediamo qua invece. Faccio questa cosa qua. Infligge asciutto per 2 turni a tutti. Oppure ha la resistenza al magico più 2. Ci potrebbe stare, oppure aumenta il magico. A volte è debole. Lui in realtà difese ha meglio, cioè, visto che deve curare. Anche se è vero che non cura nemmeno troppo. Allora, questo aumenta il mind al 10%. Più che mettere un più 2, proviamo a mettere questo. Lui, Berser, cos'era? Ah, per 4 turni fa 1,5 in più di danno, ma riceve anche 1,5 di danno. Boh, lui è deboluccio tutto sommato, abbiamo visto cadere diverse volte prima di altri. Quindi anche lui forse è una difesa. Certo che anche questa cosa qua, il 2 di difesa. Io francamente avrei fatto percentuali, perché la percentuale vuol dire che scala. Secondo me. Dire ti do 2 punti in più di difesa, ma che vuol dire? Quando, cioè, dipende dalla scala, no? Perché se a un certo punto, boh, ne abbiamo 500, cosa ce ne frega di 2?
io preferirei appunto che fossero sempre delle percentuali, no? Variabili. Quindi se ho in questo momento 100 di difesa, con questo ho sempre il 10% in più. Non lo so. Sono alcune cose, abbiamo già visto i buff, quelli appunto che ricevono i buff, per esempio l'attacco, eccetera, che boh, mi lasciano un po' perplesso, proprio perché, come dicevo, te lo fa fare di sprecare due attacchi per uno che potenzia il successivo, ma non di due volte e mezza, per esempio. Che allora lì ci starebbe, no? Perché tu prendi comunque un rischio. Diciamo così, prendi un rischio, dice non faccio l'attacco in questo momento, che magari potrebbe essere opportuno, però dico ok, il prossimo, non so, fa due volte e mezzo, quindi come se avessi fatto questo attacco, quello che devo fare, più qualcosa in più. Quindi non capisco perché a volte si perdono con queste meccaniche, come qua appunto dirmi 5 teach point in più. Abbiamo visto che i teach point sono parecchi ormai, no? 90 o più, non so, 5. Quando poi saremo ad alto livello, non so fin dove arriviamo, cosa servono quei 5? Nulla. Cioè, se tu metti sempre le percentuali. Vabbè, comunque, torniamo al punto. Lui, dicevamo, sarebbe meglio avere una difesa. C'è qualcosa per la difesa? Qualcosa per la... Tra l'altro qua c'era un magic più 4 e poi c'è un più 2 qua. Teach point più 5. Ma non è quello, lui più che altro è debole. Oh, non vedo nulla, c'è la difesa qua più 2, boh, mettiamo questo, ma come dicevamo siamo dei valori un po' che lasciano perplesso. Questo è... ok, infligge cecità per un turno a tutti, solo una volta in battaglia, per battaglia. Ma sì, forse potrebbe salvarti, ammesso che entri, magari sei in crisi, allora lanci, sembra un po' sì il coso da ninja, no? Sembra un po' di lanciare il fumogeno in terra e magari eviti un colpo. Oppure cosa avrebbe? Attacco maggiorato 10%. Ma andiamo con l'attacco, visto che già non fa, aveva la carica, questo qua è uno di questi appunto. Oppure tu puoi fare questa roba, però magari dura 3 turni, invece no, solo sul prossimo attacco, cioè il prossimo attacco farà il 125 in più. Che senso ha? Che senso ha? Se io invece facevo due volte l'attacco, non so, il power shot, alla fine di 2 turni ho fatto ben di più di 125%. Non capisco il senso di questi buff. Non so, o c'è qualcosa che non capisco io. Allora, anche lui è deboluccio. A parte che adesso forse io ho tagliato quella parte, avevo messo dentro lui a un certo punto contro uno degli ultimi incontri, forse l'ultimo proprio. Morto sul colpo. Morto sul colpo, gli hanno fatto un 110 e lui aveva tipo 96, non so perché, probabilmente abbiamo tolto l'equipaggiamento, adesso un equipaggiamento pessimo, però in generale lui sappiamo che non resiste molto. Non ha, vedo che non ha niente tranne, gli abbiamo aumentato i punti vita di un 25, c'è una difesa qua più 2. Gli attacchi, ma sì, tutti gli attacchi in generale gli fanno. La difesa dovrebbe essere appunto quella fisica, il mind è quella difesa magica. Boh. Mettiamo questo. Lei. Heavy strike, colpo pesante, cosa vuol dire? Chance del 15% di triggerare questo ailment, se no, è una di quelle cose che non mi restano in mente, l'ho già guardato un sacco di volte.
Malattia, malattia, disturbo. Ivi. Beh, la terra, era quello della terra. Ultra move up. Le ultra sono più efficienti. Di tutti o solo la sua? Oh, mettiamola. Ok, allora adesso dobbiamo capire cosa fare. Ci dobbiamo andare appunto là nei campi di Roland. Allora facciamo così, andiamo là, ma prima andiamo a vedere quello che avevo detto. Proviamo a vedere se si possono affrontare. Mi pare che si può uscire da qua. E quelli sono, tra l'altro, boh. Cioè, è nel nulla, l'indicatore è nel nulla, ma metti un colore, un qualcosa. In realtà abbiamo visto un bel pezzo. L'isola si trova lì, quindi. Però dicevo, invece quei due punti esclamativi lì cosa sarebbero? Vabbè, comunque torniamo qua, Roland Fields. Allora, adesso che possiamo volare, forse possiamo anche andare su quell'isola lì, forse. Però. No, dov'è che era Farnsport? Roland Fields. Ah, qua, forse qua. Proviamo un attimo. Ok, possiamo volare. Qua non ci fa attraversare. Così sì, ok. Dov'era? Comunque qua l'ho sempre detto che purtroppo non avrà avuto il tempo, non ha avuto la possibilità. Però non sappiamo se abbiamo trovato dei tesori, perché qua ci sono questi indicatori qua. Non so, dovrebbero sparire secondo me, però so che è complicato perché in realtà quella non è un tileset, è così. Cioè lui avrebbe dovuto fare una programmazione per toglierlo e non è semplice. Però fatto sta che tu non sai se l'hai trovato o no, poi vabbè non muori. Eccolo qua. Facciamo con salvataggio, eh? Vediamo se si può. Sì. Che si è aggiunto della cosa. Da 1 a 5 attacchi per 0,6 ciascuno. Ok, non era stato studiato. Non era stato studiato perché si è attaccato all'armatura. Io pensavo di sì, ho detto, poi vediamo. Possiamo fare tutto. In effetti. 5.000. Però questa cosa qua è. Op. È troppo potente. Ah, ok, abbiamo potuto. No, no, anzi, andiamo su. Allora, vediamo la mappa. Beh, è vero che l'abbiamo presa molto più avanti, però in realtà presumo che ci siano altri boss. O forse no, forse questi qui erano così, erano da magari tentare di affrontarli subito, guarda che ci va decimato. Ma forse altri che incontreremo effettivamente sono studiati per comunque essere affrontati con questa armatura. Perché se no è troppo. Adesso non mi ricordo esattamente dove era l'altra. Altro? Dov'è che era l'altro? Ah sì, forse mi ricordo, c'era il tempio là, allora. Ok,
Poi c'è il tempio della fiamma purpurea. Ok, qua possiamo arrivare qua. Vediamo cosa c'è. Un attimo con eh sì, con il back, ok, e con la torno. Oh, ora mi sto sbagliando perché di solito la mappa su quel tasto lì. Ah, ci ha fatto tornare qua. Che purtroppo questo è solo, vediamo un attimo, per esempio qui dove che siamo. Ah, dai, mollami. X, non c'è la mappa. Che posto è questo? Ah, forse un altro, uno da reclutare. Ah, è Vesta. Finalmente qualcuno è arrivato a salvarmi. Oh mio Dio, sei tu, Sir Victor. Come sei finito qua, Vesta? Sono stato un po' sfortunato. Volevo una mappa, cioè volevo mappare questa isola. Così sono arrivato qui con una piccola barca. Comunque nessuno mi aveva detto di quel mostro marino gigante che viveva qua. Sono riuscito a salvarmi, ma la bestia ha distrutto la mia barca. Immagino che loro ti dovremmo dare un passaggio. Ah, voi avete un'aeronave adesso, ho visto. E siamo anche registrati come clan. Davvero? Allora, lasciatemi stare con voi. In questo modo io posso mappare Valandis più facilmente. E naturalmente vi condividerò le informazioni con voi. Bene. Cosa ne pensi, Glenn? No, non voglio. Mi sta antipatico. Non... Ok, avere un nostro proprio cartografo potrebbe essere piuttosto utile. Facciamolo venire con noi. Fantastico, ti ringrazio tante. Ok, come attrazione Vesta si è unito al clan. Aspetta un attimo. Ora puoi vedere tutti i forzieri non aperti in ogni area. Posso vederli in che senso? Sulla mappa proprio. Z0 dice. Vabbè, qui credo che non ci sia null'altro. Chissà come ha fatto ad arrivare qua. Ma vabbè. Vediamo un attimo. 0, 0, 0, 0. Torniamo qua. Sì, qua niente, allora andiamo giù. Carino, cioè, allora, ripeto, parte tutto, dice 0, quindi forse l'avevano trovati tutti, però non cambia il discorso. Non sappiamo quali sarebbero. Ammesso che questo voglia dire che non li abbiamo trovati tutti quelli che sono in questa, diciamo, zona qua, penso. Andiamo su e ritorniamo là dove eravamo. Che ho sbagliato a schiacciare il tasto, per cui mi ha fatto atterrare. Ma quell'altro simbolo cosa vuol dire? Vedo che in parte a forziere c'è il simbolo quello dei. Meno che non ci porti l'altro sotto invece, boh, cos'è? Un cumulo di terra, che cosa significa? Tricona sotto, con altro difetto appunto che non ci sono le spiegazioni. Due qua, ok, aspetta, ecco come si facevano a prendere questi qua. Ram, di attacco, questo è un potenziamento per la cosa, eh. Ok, siamo qua. Ok,
Vediamo che posto è. Vediamo di non sbagliarmi di nuovo. Porta è chiusa. Ma si svelerà più avanti, evidentemente. Oh, dicevo, in realtà c'era il discorso delle grotte sotto lì, che... pensavo che l'ingresso fosse di qua, forse no. Vabbè, andiamo a vedere per quel rospo qua. Requa. Qua sono i confini della mappa. Il problema è che bisogna scendere. Poi un'altra cosa che non mi ricordo sono i... forse abbiamo lasciato indietro qualcosa, qualche sfida degli emblemi. Però, boh. Vecchia, non doveva esserci quasi. E anche qua dice che ce ne sono tre. Però... ah, aspetta un attimo, aspetta un attimo. In realtà... ok. Quelli lì non sono forzieri, quelli lì sono simboli che abbiamo visto, che magari troviamo dentro, diciamo così, dentro un albero. I forzieri sono forzieri, questo forse ci indica, ci sta indicando che qua non abbiamo ancora fatto uno di quelli. Mentre invece appunto la terra, no? Che qua dice che c'è quello di terra, non so. A meno che non simboleggi che dobbiamo sfondare una parete, per esempio. In questa zona c'è una parete da far distruggere? Non so, cioè, se non ce lo spiega lui, credo che... qui, infatti, guarda qua. Devo decifrare io quello... ok, e qua ce n'è uno, giustamente. Ok, abbiamo capito allora. Però i simboli sono sempre solo... oh, magari ci sarà una zona in cui ci saranno... più di quei cerchi, oppure rimane il cerchio finché tu non hai scoperto tutto, quindi sempre solo un cerchio, ma non è perché non hai scoperto tutto. I forzieri invece sono i forzieri proprio che trovi in giro, che qua ce ne sono addirittura tre secondo me, e anche uno di questi volando chiaramente è molto più comodo. E dice di qua dove potrebbe essere. Ce ne vuole un altro. O su. Vabbè, non... ripeto... mi fanno impazzire queste cose. La chiave del maniero. Poi c'era anche quel coso là delle verdurine. Quello era vicino a Besi. Eccolo qua. Non ci fa abbassare qua. Ok, qua si va. Decide lui, non so. Eccolo qua. Mi sa che non duri molto, Okay. Va bene. Dice che ci sono altri due forzieri. Sì, no, perché scende dove? Qua scende. In realtà il riferimento è sempre Glenn, come avevo pensato anch'io. Cioè, non devo guardare gli altri. Devo guardare Glenn, però non cambia. In certi posti non ti faccio scendere. Qua quanto è nuovo. Comunque sono sempre la patch 1.1. Quello di Monti Rama. Si gestisce qua?
questo aumenta i danni. Core palette. Ah, ok, possiamo cambiarli. Bene, bene. Allora, lui è curatore. Può anche andare così lui. Cos'è questo qua? Da immunità, vediamo un attimo come si faceva così. Immune a tutti. Ok, questo lo mettiamo a lui allora. Tutte le malattie, dice, addirittura. Color palette, come orange. Ah, si è sbagliato, c'è scritto orange, ma è turchese. Allora la mettiamo. Non abbiamo armi però. Anche qua, se tu vuoi fare quella parte qua, è chiaro che uno si aspetta che quantomeno ci sia un po' di... Vedremo. Che ci sia un po' anche lì di contenuto, no? Che posso cambiare le armi. Vabbè, mettiamo quella rosa. Un salvataggio, non so mai. Manca ancora uno, dice, il forziere. Ecco, quei forzieri lì abbiamo visto cosa contengono. Quelli sono importanti, sì, in realtà. Quelli di grossi di metallo contengono, a quanto pare, le cose dell'armatura. Quindi non è un dettaglio, assolutamente. Allora, a un certo punto bisogna cercare. Uno qui aperto. Noi che l'avevamo sfidato, il tizio... Io non lo vedo. Altro forziere lì, intendo. Beh, qui a Basil. Siamo a Basil, sì. Non siamo a Basil, siamo ancora prima. Awful. Sì, è terribile. Questo è il risultato della battaglia di 3 mesi fa? No, non esattamente. Quando il primo soldato d'Italia mise piede qua, a Cortara, il Lord Sigurd si era già arreso. Sigurd è quello di Fansport. Questo è successo ieri, anche perché infatti c'è ancora il fumo. Il fumo si sta ancora alzando. Mio caro Heinlein, tu stai bene? Ti posso presentare a tutti i miei compagni? Così, sollevato di rivederti. Sì, lui era il suo servo, effettivamente. Io spero che un semplice servo come me possa esserti utile. Se questo non è il risultato di una battaglia, cos'è allora successo qui? Tu hai sicuramente sentito che Nabrelia sta mobilizzando le sue armate contro Valandis. Ora che la loro guerra per la successione è finita. Il re Frederick sta facendo lo stesso e sta confiscando delle risorse di Escania. Quindi cibo, equipaggiamento, materiale e giovani uomini. Okay. I villaggi che non possono provvedere queste cose vengono severamente puniti. E qui a Basil noi siamo stati il primo esempio. Mio fratello, ma che sta pensando?
al Gran Grimorio, lui potrebbe sconfiggere il nemico con facilità. Perché queste azioni? Perché questa brutalità? Sono solo un umile servo e non sono in posizione di giudicare. Tu sai perché noi siamo qui? Naturalmente. Dovete prendervi la principessa Amalia. Allora, per poter prelevare la principessa Amalia, noi dobbiamo incontrarci con un altro contatto che ci sta aspettando a Fansport. Ok, da qua di là, ma qui ci ha fatto venire per questa cosa, mi sa. Ok, andiamo. Andiamoci subito, insomma, fai strada. Frederick, questo è andato oltre perfino per te.